dopo quando sono arrivati non c'è niente da fare. Non c'è stato più niente da fare per Pierluigi Bellini, morto schiacciato dal suo trattore mentre stava facendo dei lavori vicino all'abitazione della figlia, in località Toppole di Anghiari. L'uomo, un 77enne di Monterchi, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe ribaltato facendo una manovra vicino ad una scarpata nel bosco di proprietà della figlia. È così sbalzato fuori dal mezzo ed è stato colpito dal trattore durante il ribaltamento. Il drammatico incidente è avvenuto questa mattina. Ad accorgersi della tragedia, la figlia ed il genero dell'anziano, una volta tornati a casa all'ora di pranzo. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, ma al loro arrivo per l'uomo non c'era più nulla da fare. Ha trovato la figlia che, tornando dal lavoro, mi sa, non lo so, verso l'una, penso l'una e mezza, non sono di sicuro. Perché io ho visto l'elicottero che arrivava, stavamo lavorando qui in giro, alle due e mezza è arrivato l'elicottero, sa, quello dell'ospedale, sa, dei vigili del fuoco. Il genere mi ha raccontato che è successo in mattina, però non si sa l'ora esatta, che è praticamente è rimbalzato dal trattore. La figlia vedeva la macchina e lui di solito andava a pranzo alle ville e vedeva ancora la macchina qui che è precipitato nel bosco. Infatti quando è arrivato lì è tornato piangendo e ha chiamato l'ambulanza, tutti quanti. Sul posto l'ispettorato del lavoro, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Dell'episodio si stanno occupando i carabinieri.